troviamo a Frascalo, piccolo paese in provincia di Alessandria di 500 abitanti. Della storia medievale non rimane altro che una piccola memoria del castello, distrutto dalla lotta fra i due fratelli Trocchi, uno guelfo, l'altro ghibellino, e un andamento caratteristico del borgo che ha conservato l'impianto medievale nonostante i numerosi rimaneggiamenti di epoche quanto mai diverse. La chiesa, edificata nel 200, è stata completamente rifatta a inizi Novecento e conserva un bel ciclo di affreschi di Luigi Laiolo realizzati tra il 1920 e il 1922. Splendida la natura circostante, tutta da gustare, lungo numerosi percorsi. Le produzioni tipiche sono quelle del Monferrato e la cucina si caratterizza per le contaminazioni tra i sapori caratteristici piemontesi e quelli liguri, dei quali si sente l'influsso. L'andamento collinare del territorio è l'ideale per gli amanti delle passeggiate, non troppo impegnative, lungo viottoli sterrati che consentono in ogni stagione di scoprire la magia di un ambiente ancora vivo, caratterizzato da una costante e abbondante vita selvatica. Si possono ammirare piccoli uccelli e mammiferi, soprattutto lepri e scoiattoli, ma anche timidi caprioli. Di particolare bellezza la frazione Tacconotti, col suo ambiente incontaminato e la sua raccolta e suggestiva chiesetta. Territorio è costituito da basse colline con coltivazioni di vigneti e campi di cereali. Si presta a tranquille passeggiate, ad esempio lungo il canale Carlo Alberto, costruito nel 1830.